Buongiorno a tutti. Secondo voi che cosa rende in gamba un analista quantitativo del mercato ed anche un trader? Tra le risposte che darei se mi ponessero la domanda è il fatto di continuare a ragionare guardando i grafici, ciò che c'è sui grafici, non ciò che mi aspetto che possa capitare. Per cui vi illustro, in questo caso, che cosa vedo sui grafici. Visto che determinati swing non sono stati violati, swing inversi in questo caso, e parliamo di questo a 12.416, vedo potenzialmente un T più 3 a tre tempi, primo, secondo, terzo. Che ha chiuso pertanto su questo minimo a 11.597 la sua corsa è a 58 barre. Il massimo che può durare un mensile è 43, il minimo che può durare un trimestrale è un poco di più. Perché? Ho scelto questa scissione temporale per il nostro T più 3 e poi il nostro T più 4 e T più 5. Per il fatto che non ci sono più i presupposti per non pensare che per l'analisi ciclica evoluta non possa essersi chiuso qua il nostro primo T più 3 trimestrale, facendo appunto un tre tempi. Qui possiamo mettere 21 giorni. E qui, tra l'altro, sempre per le regole, su questo minimo qua, possiamo anche segnalare che è partito, insieme al resto, un secondo T più 2 che però è bello verde e che è arrivato complessivamente a 25 barre, quindi già oltre il minimo indispensabile per poter lanciare persino un T più 4, un semestrale, per cui figuriamoci se non altro. Anche qui, con 6 candele all'attivo, qui può serenamente essere partito un secondo T più 1. Chi non comprende l'analisi ciclica evoluta o non lo conosce bene, penserà che io stia stravolgendo il grafico. Quanto di più differente? Non è così, attenzione. È esattamente il contrario. Se voi andate a scindere in maniera differente un grafico che torna a livello di regole, vi rendete più facilmente conto di tutto quello che può essere successo. Qui, per dire, abbiamo avuto un primo T più 1 bisettimanale con un raccordo che l'ha portato quasi alla lunghezza di un mensile. Qui abbiamo avuto due T più 1 che effettivamente fanno un T più 2. Per cui cambiare quello che vedete non è denunciare un errore, anzi, è avvisare che a meno che lunedì non si vada dritti come schegge in giornata sotto i 12.416, c'è una buona possibilità ancora di andare nelle prossime settimane ad aggiornare i massimi. E quindi è un aiuto molto forte. E vi dice due cose. La prima, perché privilegiamo, a meno che non ci siano partenze grosse di cicli, il trading intraday? Ovvio, perché con questi movimenti su, giù, su, continui, che magari fanno male a chi fa trading perché lo buttano fuori, lo fanno andare in stop loss, noi invece continuiamo a portarci a casa tutti i giorni o quasi tutti i giorni il nostro. Gli altri magari devono tenere duro per un po' di tempo per una perdita, poi magari la recuperano, vanno a zero, chiudono in pareggio, piuttosto che tanti vanno in perdita e basta. Noi invece no, chiudiamo le operazioni durante il giorno, durante la giornata stessa, o operiamo soltanto quando ci sono i presupposti per poterlo fare e quando abbiamo buone possibilità di guadagnare.
Se vedete i commenti di alcuni che sono dentro il mio gruppo premium su Facebook, capirete tranquillamente che noi proviamo tutti i giorni a vedere che cosa fa il mercato e tutti i giorni ci mettiamo in discussione con operazioni. E la maggior parte delle operazioni non sono solo in guadagno, ma persino sono più grandi rispetto alle perdite che accettiamo con gli stop loss. Viceversa, nessuno mi seguirebbe, perché tutti sono capaci a perdere da soli, anche io. Cui non ha molto senso come cosa andare a seguire qualcuno che ci fa perdere dei soldi. Ok? Se ho un determinato seguito, sarà probabilmente anche perché qualche cosa invece probabilmente ci capisco, nonostante i detrattori che mi fanno sempre sorridere, comunque sono veramente magici. Per il resto, ritorniamo a noi. Ok? Quindi qui avrei avuto un tre tempi, e qui che cosa ho avuto di inverso, peraltro? Ho avuto un primo T più 1, un primo T più 2, un secondo T più 2, e un terzo T più 2 inverso che mi hanno fatto un bel T più 3 inverso. Per cui, se qui abbiamo avuto un T più 3 così, qui ce l'abbiamo avuto così, entrambi sono stati a tre tempi. L'avevate notato? Altra cosa importante. Dato che questo minimo doveva essere violato, quando non lo è stato, ho pensato immediatamente a un raccordo. Vi ricordate? Il giorno prima, giovedì, vi ho detto, siamo arrivati a 11 T-3 e anche candele giornaliere su questo secondo T, sicuramente andremo su per un paio di giorni minimo e poi dovremo vedere come muoverci, se sarà un raccordo, che cosa sarà, perché viceversa, qui avrà chiuso il nostro T più 3. Potete andare a controllare tranquillamente l'analisi di giovedì, venerdì, del weekend, eccetera, eccetera. E cosa abbiamo avuto? 2 giorni di salita, venerdì e lunedì. Successivamente, questa bella finta che abbiamo bypassato, poi di nuovo ancora salita. Il problema è che se non si va sotto questo minimo, sotto questo swing a 12.416, non si chiude un trimestrale fatto con la vecchia centratura. E bisogna subito capire che cosa è successo. E noi avevamo già l'opzione B in testa. Era questa qua. Che il primo T più 3 trimestrale si fosse fermato qui su questo minimo, a 58 barre, ci sta. E che da qui fosse partito il secondo che richiedeva perlomeno un T più 1 rialzo. Ce l'abbiamo un T più 1 bisettimanale rialzo? Sì, eccolo qua. 1 e 2. Successivamente sta già partendo il secondo T più 1, appunto. E anche qui, in base alle regole, abbiamo i presupposti per la partenza? Caspita se ce li abbiamo, e come? Ed è probabile che se l'inverso dovrà andare a chiudere, e noi siamo già arrivati a 10 giorni di inverso, da questo massimo siamo arrivati a 10, non abbiamo ancora chiuso, noi dovremo andare lunedì, ascoltate, ascoltate, sopra i 12.999. Anche solo 13.000, ok? Ma sopra. Viceversa, qui avremo avuto un raccordo inverso che ci porterà a scendere. Ma è molto più probabile che si vada a 13.000 e che si vada a chiudere così a 11 candele questo terzo T-U, questo terzo T settimanale inverso. Poi si potrà tornare a scendere. E se vorranno fare un altro movimento a tre tempi, si scenderà parecchio, perché fa si farà partire il secondo T più 2 inverso. Se invece ne faranno uno a quattro tempi, si scenderà per poco e si riprenderà a salire. E anche in questo caso, come faremo a capirlo? Swing e volumi. Le risposte sono sempre le stesse. Me lo faccio notare anche perché ho messo una bella divergenza ribassista di medio periodo, già di medio-lungo periodo, che ci dice che dopo un'ultima candela, eventualmente ancora un alto massimo, potremmo andare a scendere. Quindi lunedì
giornata di salita e eventualmente da martedì in avanti almeno un paio di giorni di discesa lateralizzazione, se non di più, perché se qui ha chiuso un ciclo più grosso di un T inverso, ne abbiamo di più e anche in questo caso abbiamo il tempo dalla nostra, sappiamo non soltanto per quanto appunto che tipo di livello di potremmo arrivare di prezzo. Adesso non utilizzo l'algoritmo di nuovo, ma utilizzo qui per tutti anche soltanto il semplicissimo Fibonacci. Se ci sarà un ritracciamento importante, arriveremo qui già attorno al 50%. Se invece non sarà particolarmente importante, ci fermeremo qua e via di seguito. Anche se non avete gli strumenti che posso avere io, comunque, in ogni caso, potete fare le cose anche da soli. Non avrete magari questo grado di precisione, però, caspita, utilizziamo tutto ciò che è a nostro favore, ok? Per cui questo è ciò che riguarda il nostro DAX. La previsione sostanzialmente è lunedì di potenziale ancora top a superare questo massimo per tutta la giornata. Successivamente può fare tutto quello che vuole e soprattutto ci saranno perlomeno 2 giorni di discesa lateralizzazione. Perlomeno, al minimo. Capite che se abbiamo più o meno i prezzi e sappiamo dove si può arrivare, se abbiamo il tempo, cosa che altri non hanno, chi usa l'analisi tecnica non ce l'ha il tempo, chi usa le candele giapponesi non ha il tempo, chi usa la ciclica evoluta ce l'ha il tempo, in più anche i volumi, anche GAN. Noi abbiamo delle armi che gli altri non hanno. Vogliamo aggiungerci l'algoritmo che mediamente dà dei livelli di errore veramente molto molto esigui? Aggiungiamocelo, ok? Per cui, di consueto, volete continuare a capirci un pochino di queste cose? Ma non tanto dipendere solo da me, che potrei scomparire da questo canale YouTube in un secondo o andarmene o decidere di non condividere più niente con nessuno, oppure volete iniziare un percorso di studi per rendervi indipendenti? Perché nel primo caso, se accettate sempre passivamente le cose, correte dei rischi. Secondo me dei rischi non necessari. Io potrei fare formazione su me stesso come ho fatto per abbandonare determinati maestri e infine superarli, sotto tutti i punti di vista, non soltanto il teorico, ma anche dal punto di vista operativo e dei guadagni. Però dipende da voi. Se invece voi cercate qualcuno che dia dei segnali, come avete sbagliato completamente luogo. Io mi occupo di formare trader, mi occupo di illustrare come si può approcciare in maniera estremamente matematico, statistica e scientifica un mercato, e come potete aver visto anche nei giorni scorsi, anche soltanto giovedì, a noi le notizie fanno un baffo, anche perché con notizie ottime degli Stati Uniti, che non si sa neanche se siano vere, peraltro, oltretutto, prima abbiamo fatto un pochino di salita, poi però siamo ritornati sotto il livello dove eravamo arrivati. Quindi chi vi dice che guadagna facendo trading sul rumore e sulle notizie, fa veramente? Perché con la ciclica evoluta andiamo oltretutto. Eventualmente ci fermiamo, lasciamo che arrivi la notizia e poi vediamo se il nostro percorso è continuamente appunto controllato tramite swing, tramite volumi, tramite divergenze e tantissime altre cose. Se le cose non tornano, come fa ogni analista in gamba, ci mettiamo in discussione e vediamo che cosa è successo. E capiamo che cosa può essere successo, anche perché qui, ripeto, con questo minimo a 11.597, non siamo andati sotto gli 11.575, per cui per la ciclica normale, classica, canonica, qui non abbiamo avuto nessuna chiusura di trimestrale. Per l'evoluta sì, invece, perché abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candele, che fa un T più bassista. L'evoluta evolve con il mercato, se il mercato fa cose diverse dal solito. La vecchia ciclica, chi lo sa, ok? Per cui questo è quanto dovevo dirvi per quanto riguarda il nostro mercato, quindi attesa di lunedì come eventuale raggiungimento di un top e poi si può iniziare tranquillamente appunto a scendere.
martedì e mercoledì, eventualmente, se non già per parte di lunedì. E poi, in base a dove arriveremo come swing, capiremo se ci sarà una prosecuzione ancora della discesa per far partire un nuovo T+2 inverso, oppure se avremo un quattro tempi d'inverso. Tutto qua. Vi ringrazio per l'ascolto. Come al solito, se avete bisogno di appunti per partire anche soltanto con la ciclica base, sapete che scrivendo alla mail che vi metterò nei commenti info@financialarmor.eu potete avere delle risposte gratuite. Decidete se volete partire così oppure se comprarvi dei libri. Ricordatevi soltanto che alcuni libri purtroppo ormai non sono più attuali, esattamente come le dispense, per cui bisogna magari passare a qualcosa di più attuale come le valute. Se questa analisi vi è piaciuta, mettete un like, è come se fosse una pacca sulla spalla per me. E grazie per chi non mette il like, mi fa veramente sempre sorridere come cosa, perché deve essere pesante accettare che le cose vanno secondo le volute. Buona giornata a tutti!